11 misure cautelari personali, sequestri di beni per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto. I militari della finanza hanno eseguito lungo l'asse adriatico i provvedimenti disposti dal GIP del Tribunale dell'Aquila nei confronti di personaggi di spicco della società foggiana. Tra le misure cautelari, 8 arresti, metà in carcere, metà ai domiciliari, un obbligo di dimora, 2 obblighi di firma, oltre a sequestri di 2 immobili a Pescara e Grosseto, 300.000 euro in contanti. E un vasto paniere di quote di 5 società del pescarese per un valore complessivo di 2 milioni di euro sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale. Le investigazioni, i pedinamenti e le intercettazioni telefoniche ed ambientali di oltre 700.000 conversazioni hanno svelato i rami del business del presunto clan Moretti Lanza Pellegrino nel pescarese, usura, estorsione, ricettazione ed intestazione fittizia di beni, un giro d'affari milionario che nel tempo ha consentito alla cosca foggiana di infiltrarsi nel tessuto socio-economico del capoluogo adriatico, inquinandone con il metodo mafioso la realtà produttiva tramite sia i traffici illeciti sulle piazze locali, sia gli investimenti nelle attività imprenditoriali di spicco del territorio, hanno ricostruito gli investigatori. Tra queste anche quella di una nota famiglia di imprenditori pescaresi del settore della ristorazione, vittima di tassi di interesse fino al 600% al mese. Per un prestito di 100.000 euro infatti, non potendo onorare il debito, gli imprenditori sono stati costretti a chiudere la partita con gli strozzini, simulando un comodato ad uso gratuito a tempo indeterminato prima e un contratto di affitto dopo dell'appartamento di proprietà nel centro di Pescara dal valore di 400-500.000 euro. In molti casi poi hanno continuato ancora a ricostruire gli investigatori. Alcuni imprenditori sono stati bersaglio di minacce, aggressioni ed estorsioni, altri hanno dovuto assumere come dipendenti i loro usurai o persone a loro riconducibili. L'impiego, spesso puramente formale, ha permesso a qualcuno di questi la percezione indebita dei contributi previsti per il sostentamento dell'emergenza Covid senza mai andare a lavorare.